cosa. Questo brano dà significato prezioso di questi tempi. È stato scritto da un uomo in seguito a un grande pentimento nella sua vita. Un uomo che nella sua epoca ebbe l'incarico di guidare una nave della Marina Britannica attraverso gli oceani per trasportare gli africani nel Nuovo Mondo, poi essere venduti e fatti schiavi. John Newton, che era già un uomo di fede, a un certo punto non resse più il peso di questo compito. Come lui dice nelle sue ultime memorie, gli ultimi anni della sua vita li ha passati in compagnia di 20.000 fantasmi. Abbandona questo incarico e chiede scusa, perdono a un intero popolo con questa canzone che è diventata l'inno di tutti gli afroamericani. Amazing Grace, John Newton, 1773. Amazing Grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. Found, was blind, but now I see. Twas grace that thaw my heart to feel. And grace my fears really precious tear that grace appeared the hour I first believed.
Thank you.